lavoro dopo, ma è uno dopo. Vorrei evitare ogni polemica, perché credo che le polemiche siano uno dei grandi problemi di questa città. Però in tutto quello che ho sentito questa sera sono d'accordo su due questioni. Su quello che ha detto il sindaco, adesso mi dispiace parlare dopo il mio amico, che c'è molta confusione. E la seconda è quella che ha detto Daniele Iacone, che occorre ripartire con progetti solidi che sappiano reggere l'impatto giuridico, eccetera. Però dopo di questo purtroppo si apre una grande distanza. Una grande distanza dettata da alcune considerazioni che vorrei basare sulla certezza. Allora, noi abbiamo una legge, noi abbiamo la nostra legge sul terremoto, che è la 77 del 2009, che prevede un piano di ricostruzione. Oltre a questa norma che prevede il piano di ricostruzione, che devo dire un piano di ricostruzione che è più ampio di quello che si è detto questa sera, perché il piano della ricostruzione non solo prevede la ricostruzione delle nostre case, ma anche dello sviluppo economico della città, della riconsiderazione di un centro che non è soltanto edilizia, non sono soltanto i numeri che ci dà l'assessore alla ricostruzione, ma è un discorso estremamente più pesante. E questo lo ha detto una legge fatta in fretta, fatta da un governo che tra l'altro non è un mio grande amico, non lo stimo molto. Benissimo, dopo questa norma è venuta fuori il decreto 3833, che affidava ai sindaci i compiti della ricostruzione. La norma invece assegnava la ricostruzione ai comuni, quindi al Consiglio Comunale, quindi a qualcosa che sta estremamente vicino a noi, la nostra rappresentanza dentro al Comune, non all'organo di rappresentanza del Comune o l'organo legale di rappresentanza legale del Comune. Benissimo, questa ordinanza, la 3833, è stata impugnata, insieme ad altre cose, insieme ad altri discorsi, eccetera. E il TAR Lazio, con una sentenza che è passata in giudicato, ha chiarito in maniera estremamente più precisa di quanto si è fatto oggi, soprattutto, e anche negli altri giorni, che al sindaco non compete ancora compito sulla ricostruzione. Quindi le ordinanze, quello che noi aspettiamo sui giornali, no? Sono discorsi che assolutamente non attengono né alla solidità, né alla certezza giuridica, né alla competenza, non servono a nulla, servono semplicemente a fare confusione, a dettare ancora quella confusione che oggi si è evidenziata. La questione è molto seria, la questione è riportare al Comune e quindi al Consiglio Comunale l'incarico di ricostruire questa città e di ripensare alla sua ricostruzione anche sociale, anche economica, anche al suo sviluppo, è un discorso copernichiano a questo punto, perché noi abbiamo sempre sentito parlare delle ordinanze di Fontana che ci diceva quando, dove, come noi dovevamo ricostruire, mentre invece compete il Consiglio Comunale. Abbiamo sentito le ordinanze del sindaco che diceva che potevamo ricostruire lì, che potevamo ricostruire un'altra parte, eccetera, eccetera, e invece le cose non competono neanche al nostro sindaco. Ora, il discorso che il Consiglio Comunale è al centro di questa ricostruzione, che limitatamente anche la ricostruzione edilizia e urbanistica della nostra città, è un fatto importante, perché l'illusione che l'architetto, il mio carissimo amico architetto Iacovone, ci ha oggi prospettato, dicendo: guardate, ma noi il piano regolatore ce l'abbiamo, quindi perché andare a creare altre cose in cui ci vuole tempo? Guardate che questa cosa non è vera, non esiste. Pensate soltanto che quando il Comune ha dovuto fare il progetto case, l'ha sistemato tutto, completamente tutto, tranne due piccoli episodi, ma che possono essere forse commerciali, vabbè, due cose commerciali, la Sercom e la Coop, tutto il resto è in zona agricola, fuori piano regolatore, fuori zona di servizi, fuori tutto. Oggi riesce fuori il piano regolatore. Dice: dai, ma noi conformiamo, il piano regolatore ci permette di intervenire.
se il piano regolatore ci permette di intervenire, questo fatto apre un altro problema molto grande. Ci sono stati dei cittadini corredati dai loro architetti, dai loro tecnici, che hanno detto sì, è vero, esiste un piano regolatore, fateci ricostruire. E circa un anno fa, hanno presentato dei progetti. Io sono intervenuto in uno di questi progetti, questo di Costa Masciarelli, ma non è l'unico, insomma, ce ne sono altri. Si è mosso molto anche il consorzio della prefettura, si sono mossi altri. E abbiamo cominciato a tempestare il comune di richieste. Abbiamo presentato progetti un anno fa, dicendo che il piano regolatore c'è possibilità di dare licenze, concessioni, permessi a costruire in via diretta, benissimo, allora cominciamo a ricostruire insieme. Non è successo nulla. Si continua ad andare avanti ignorando qualunque sforzo. Ora, perché io dico questo? Che non volevo fare polemica. Perché rientriamo nel cuore, secondo me, del problema vero. La città dell'Aquila ha subito una devastazione, a parte quella fisica che conosciamo tutti, che vediamo, che abbiamo sofferto, eccetera. Una devastazione ancora più interiore. Il cittadino a Milano, io sono un cittadino a Milano, io l'ho subita personalmente, si è trovata a un certo punto a regolare la loro vita, che è una vita di relazioni sociali, di amici, di bar, di cinema, di teatro, mi ricordo quanto era bello il teatro, benissimo, è stato regolato dalla protezione civile. Mi hanno detto dove dovevo mangiare, dove dovevo dormire, dove dovevo andare ad abitare, eccetera, eccetera. Io mi sono salvato per motivi miei personali, ma con molto sacrificio, ma insomma la cittadinanza dell'Aquila ha dovuto subire tutto questo, e questo si chiama attività di soccorso. Ordinanza extraordinaria della protezione civile, le leggevamo sui giornali, quindi dovevamo leggere sui giornali oppure su internet, quei pochi che avevano internet, su quello che era il proprio futuro. Benissimo. A un certo punto si è detto basta, no? Basta, è finito, cioè non possiamo continuare a essere assistiti, non possiamo continuare a essere soggetti non attivi, non protagonisti della nostra ricostruzione. E proprio in questa assemblea, un anno fa, insieme alle iniziative di questi poveri proprietari di casa, si è messo in piedi un discorso. Dice, noi vogliamo partecipare, vogliamo essere cittadini attivi, vogliamo essere noi il nostro futuro, non che ce lo dica qualche un altro. No? Vogliamo parlare, vogliamo discutere. Abbiamo messo in piedi questo discorso. E abbiamo fatto un regolamento, ma noi non possiamo fare un regolamento. Abbiamo consigliato al Comune un regolamento un anno fa. Questo regolamento sulla partecipazione, che doveva servire a rendere i cittadini attivi, a permettere al Comune di avere la nostra forza, di collaborare, di dare le idee, eccetera, eccetera, è scomparso in una palude meravigliosa. Non se n'è più saputo nulla, eccetera. Quindi i nostri progetti, nessuno se ne importa. Le nostre proposte, nessuno se ne importa. Benissimo, io vi dico una cosa. Si può andare avanti anche così. La nostra città ha vissuto un periodo del genere ed è stato un periodo fecondo, è stato il periodo del fascismo. Serena è stato un grande costruttore di città. Serena non aveva consiglio comunale, non aveva niente, assolutamente niente, però ha dato dei risultati incredibili. Ha ridotto L'Aquila, che era meno male un paesino sulle montagne, ad una grande città, perché ha fatto opere pubbliche, eccetera. Benissimo, in 2 anni questa amministrazione, che è così libera, che non ha voluto i pesi della partecipazione, che non vuole i pesi del coordinamento, che non vuole nulla, non ha fatto nulla. Quell'unica cosa che riesce a fare, ordinanze fuori luogo, mettendo ancora più in crisi il rapporto tra amministrazione e consiglio comunale, che è l'unico elemento per legge e per sentenza che oggi è abilitato a intervenire. Benissimo, allora a questo punto che cosa vogliamo fare? I nostri sforzi sulla partecipazione, non credo che ormai dopo 2 anni del terremoto sia il caso di parlare di partecipazione. La trasparenza, lasciamo perdere la trasparenza, ma di che cosa vogliamo parlare? Noi abbiamo purtroppo in questa assemblea, abbiamo anche dato degli esempi di cattiva trasparenza. Perché diciamoci la verità anche noi, facciamoci anche noi
l'esame di coscienza. Quando abbiamo proposto la partecipazione, ci è stato detto che questa partecipazione era pericolosa, che chissà cosa puntavamo. E guarda caso, le critiche maggiori di questa, a questa partecipazione sono pervenute da persone che sono state chiamate dopo 2 giorni a ricoprire ruoli importantissimi in questa città. Allora di che cosa vogliamo parlare? La trasparenza non c'è, la partecipazione nemmeno c'è. Sarebbe da arrendersi. Io credo che, insomma, in una coscienza collettiva, in una coscienza vera, di fronte a questo grandissimo problema di questa città che non si muove, che non va avanti, forse bisognerebbe arrendersi. Bisognerebbe capire che si sta sbagliando tutto, che non si può andare avanti dicendo che i piani forse, i piani sì, i piani no, i piani forti contro la legge. Noi facciamo piani che vanno contro la legge e li chiamiamo piani forti.